Hello, good morning, buongiorno. Eccoci per la session di Pasquetta 2021. So here we are ready for Easter Monday session, live session 2021. Allora, oggi, good morning. Oggi la sessione la dedichiamo a trovare luce nel corpo. So today we're going to dedicate the session to finding light in the body. È un concetto molto particolare questo, molto bello, e adesso spiego meglio cosa intendo. So this is like quite a beautiful concept, this, and I'll try and explain a little bit better what I mean by this. Nel Yoga Sutra di Patanjali, questo libro della uno dei capisaldi, diciamo, testi che si basa nella filosofia dello yoga, c'è tutta una serie di strofe, 196, che ci raccontano gli scopi dello yoga, no? E inizia a dire già nel secondo strofa che lo yoga è il processo di fermare, cessare questo vortice mentale, e tutto il resto poi spiega un po' come arrivarci. So in this Yoga Sutras, no, one of these texts which the whole of the yoga system is based on, with 196 they're called sutras, but they're like very short pearls of knowledge and insight. And it starts off with the idea of the idea that yoga is the ceasing of this constant vortex thoughts in our heads. E quindi in questo momento lo sappiamo, conosciamo bene cosa vuol dire avere questi pensieri che girano per la testa, no? So we know what this means, these thoughts in our heads, because they're probably like an all-time high right now. Non sono forse stati così marcati questi vortici mentali, però ce ne sono sempre, eh? Va bene, c'è una strofa che invita, come una delle pratiche, di meditare sulla luce. So one of the practices in this long list of things is one about meditating on light. And Vishokamva Jyotismati. It's Jyotir is this Jyotir è il termine che si intende per luce in questa questione. Jyotir is this term for light in this question. So what it is, and this is what we're going to do today. questo è quello che facciamo oggi, e piano piano proiettare proprio un'immagine in primis di un corpo più luminoso. E questa ci fa come base per la presenza, per la consapevolezza, e anche aumenta il livello di energia. So what we're going to do is we're going to like first of all imagine and visualize light, like our body as if it was made of light, and this acts as like a very solid base for our concentration and for our awareness and for the practice, and it's very powerful and very interesting. Iniziamo con tre om oggi. So let's start with three oms today, with very quiet ones and just feeling how we are. Feel our feet anchored on the floor.
dei piedi ben piantati a terra, la colonna che va verso l'alto, our spine, our backbone, which is going up towards the sky, our chin slightly in, il mento leggermente ritratto, le spalle rilassate, e perché no, un sorriso che inizia a venire in faccia. So, why not? Even like a little smile that's coming to our face. So, cool, let's start this session then. Iniziamo piano piano e poi aumentiamo tutte queste questioni qua così. So we're just going to start very easy and then we're going to start adding to this qualities of light to it. So just going to turn our heads left and right and up and down. This is called Brahma Mudra. This is Brahma Mudra, gesture. Four directions, left and right, east and west, north and south, left and right, forward and backwards, destra e sinistra, avanti e dietro, o nord, sud, est, ovest. So, what we're doing here is we're actually putting ourselves in like a, we're centering ourselves in the middle of these four directions. Ci centriamo su queste quattro direzioni. Qua, qua, qua e qua. We don't go all the way back all ahead, obviously, but we just imagine this direction there. So we're this side. This side, and behind us. Keep going. We can even imagine what's behind our walls in our houses, what's behind the mountains, the woods. Immaginiamo quello che sta oltre le porte, le mura, oltre i boschi, oltre le colline, quindi quando non è così letterali magari, però un senso di quello che c'è attorno a noi. So perhaps not so literally, like exactly what there is. If you know, that's cool, you know, but if not, just an idea, you know, it could even be wrong, but just an idea of what it is, what it is that's that direction. What it is that's that direction, what it is that's that direction. Cool! Respiro profondo. Parvatasana, it's a mountain pose. We need to breathe in and stretch your arms up high. And breathe out. Buongiorno Lala, good morning Lala, ok, and again. Ancora. I'll just do it with a hand, ok, do it with both hands. Sentire giusto gli effetti adesso che siamo già più centrati. Feeling how we're already a bit more centered. Ok, apriamo le gambe. So we're just going to open up the legs a little bit. And we're just going to move like side to side like this. Facciamo questo movimento destra e sinistra così. Usiamo il piede giù per aiutarci a tornare su. Wonderful.
torsione in movimento. And just forwards and backwards, up and down. Brilliant. And some nice big circles. Lovely. In the other direction. Cerchi belli larghi, molto bene. Allora iniziamo, diventiamo dei pittori ora. So we're gonna be like painters now, artists, and with a finger we're just going to design like some circles, some white circles, ok? Quindi con il dito disegniamo dei cerchi bianchi. Okay, the other direction. Make them bigger. Make these circles bigger. Really like a really bright white paint. The other direction. Cioè un vernice bianco molto luminoso. Okay, continuiamo a disegnare col dito. Ecco, più grandi così. Disegnare di nuovo questi grandi cerchi bianchi. Ok, the other direction. And now we're going to make really big ones. Watch out you don't bang your elbow on the chair. Attenzione che non date contro la sedia. Però sempre col dito questi cerchi molto grandi disegniamo. Really big circles. Okay, change direction. I'm very happy that the sun has come out now because it was starting to get a bit cold. Sono felice che è uscito fuori il sole perché era un po' freddo stamattina. Okay, so sentire gli effetti anche su tutto questo lato lavorato, so feeling the effects of this side of the body, how it's gone deeper into opening the body. Molto interessante lavorare con le visualizzazioni, l'immaginazione. So it's very interesting working with visualization and imagination and seeing. So now we're going to do the other hand. So first of all, just the finger. Facciamo l'altro lato. Iniziamo solo con. Aspetta, c'è il gatto. No, no. Se vuoi butti giù tutto. Ok. Yeah. I didn't say any swear words to my cat. I just said, don't go up there because you'll knock everything down. Ok? So anyway. So then, circles with the wrist involved. So really seeing this really white, bright, what bright white paint. Change. Okay, now the elbow. Change. And a big circle. Always painting, watch out, you don't bang your arm. Attenzione che non andate contro la sedia. Disegnate questo cerchio di vernice bianco, bianco brillante. So really bright white paint circle, that's what we do. And change direction.
Okay. So to the effetti, so listening into the effects. Now, taking this to another level. So we're going to imagine our hands are painting a big white circle. Immaginare ora che è tutta la mano che dipinge un cerchio bianco. Okay, the other way. Whole hand is painting. Yeah, cool. And then a bigger circle. Taking the time to really paint. Okay, the other way. Painting big circles. The process is already activated, so we don't need to do too much. Il processo è già in atto, quindi non è che dobbiamo fare chissà cosa. Disegnare con tutta la mano. Ecco. Cambio. L'altra mano. Very interesting. Molto interessante questo. Ok, disegnare. Cambio. Change direction. Notice how the quality of the movement also changes. So bigger like this. Change direction. Change. Brilliant. Benissimo, stiamo un secondo tranquilli. Immaginare ora che la mano e tutto il braccio, anzi facciamo così, dipingiamo tutto il braccio bianco, di vernice bianco. Tutto il braccio, we're going to go paint our whole arm white. And we're going to also paint the other arm totally white. So both our arms, they are painted white. And this white goes really inside. Questo bianco entra anche molto dentro il braccio. Questo movimento così, questo qui, questo braccio qui bianco luminoso, anche questo qui bianco luminoso. So both of our arms, they're really quite brightly white painted, and this white paint goes really like deep inside the arms as well. Okay, the other side. Arms really white, bright painted white, both of them. Brilliant. Now we're going to paint the whole of our torso. So paint this part, paint the sides, paint the back, wherever you can. Paint like you're putting on Factor 100 suntan lotion. That's really white. Come se mettessimo un crema solare fattore 100, che è quello lì super bianco. Se ci aiuta con l'immaginazione è perfetto. Ok, abbiamo messo tutto questo qua e entra dentro, tutto il corpo diventa molto bianco dentro. So the whole of the body becomes very white inside. We're going to do this again, this exercise again. So it's our arms and the whole of our torso is now white, bright white. The other side.
Brilliant. Prima che facciamo le gambe, andiamo giù a rilassare tutto. So before we do our legs, we're just gonna go down and just close your eyes, chiudiamo gli occhi e sentire che le braccia, il busto. Adesso dobbiamo fare anche la. Anzi, torniamo su un secondo. So just sorry, just come back up again. Just paint the whole of our face white as well. Dipingiamo tutta la faccia anche bianco. E entra fino al cervello tutta questa luce, questa vernice bianca. So all this white paint goes right into the brain as well. Okay, so let's go down now. So the whole of our upper body is now painted white. Let's try and see and live this now from the inside rather than from the outside. Tutto il corpo, cioè tutta la parte superiore del corpo è dipinto di bianco. Cerchiamo di sentire, di percepire questa vernice, questo colore dall'interno ora. Non come da fuori, come siamo dipinti, ma sentire che siamo diventati tutto molto bianco, molto intenso tutto il corpo. Rilassiamo la testa, le spalle. So relaxing the head and the shoulders. Piano venire su. Feel the effects from the inside. Piede. Let's hold on to our leg. So do our foot circles. And imagine, like, let's do the whole foot is painting a big white circle. Tutto il piede dipinge un cerchio bianco. Date direzione. Okay, now circles like this. Tutto il piede, non solo le dita dei piedi ora, tutto il piede dipinge un cerchio bianco. So the whole foot is painting a big white circle. Excellent. Now, the knee is painting a big white circle. Il ginocchio dipinge un cerchio bianco. Change. Dopo questa pratica passerete una giornata pazzesca. Of this practice, you're just gonna have like a most incredible day. So, put your energy to good use. Don't blow it away. Mettiamo l'energia a buon uso, non la buttiamo. Ok, giù. Altre gambe, il piede. The toes, le dita dipingono un bel cerchio bianco. Ehi! Hey. Okay, so then, oh, watch out for your claws, mate. So you're in your feet. Tutto il piede, fa questi cerchi bianchi. Cambi direzione. E il ginocchio. So then our knee. This chair is a bit unstable, I don't know what's going on today. Ecco, ginocchio. Cambio direzione. Piedi. Profonda. Facciamo 5 volte il respiro profondo con le braccia, so we're going to do 5 deep breaths with the arms. As we breathe in, we're going to breathe in. And then we're just going to draw a big circle of light.
disegniamo un grande cerchio di luce così. Ne faccio altri 5, we're gonna do another 5 now. Now we're gonna breathe in light, this really bright light into our lungs, into our bodies. And breathing out, all this light is gonna go to every cell of the body. Tutta questa luce, inspiriamo una luce brillante dentro e espirando questa va a tutte le cellule del corpo. Immaginiamolo, visualizziamolo, sentirlo anche. So breathing in bright white light into the body and then letting it go to all the cells of the body. Inspirare luce brillante e va a tutte le cellule del corpo. E ancora. Sentire un momento gli effetti, so listening to the effect so far, moment. Immaginare anche il cuore, il sistema circolatorio, il sangue è diventato molto bianco, molto brillante. So imagining like our heart and our blood becoming really very bright white. Respirare profondamente, breathing deeply and slowly and very aware, coscientemente, profondo. È lento il respiro. Sentire e visualizzare il cuore e il sangue molto luminosi. So visualizing really blood really very bright white. Really intense bright white. Il sangue è diventato una luminosità fulgurante. Questa energia nel sangue viaggia in tutto il corpo e dove c'è bisogno porta nutrimento di luce e amore. So this blood, the really bright blood is traveling around the whole body and wherever there is need in the body, where there's pain or where there's constriction, the blood is now bringing love and energy and life to that part. So a few moments, still a few more moments, just feeling this healing process going on. Sentire questo processo di autoguarigione. Si
sentire anche il cervello nutrito di questa luce. So feeling the brain nurtured with this light. Very gently opening her eyes, seeing how everything really is brighter. Osservare come tutto veramente è più brillante, più sensibile. Everything's brighter and more sensitive, more alive. Rub our hands together, stroppiamo le mani insieme. E tre om, doniamo questa luce ai nostri parenti, ai nostri amici, ai nostri cari. So we're just going to send three oms to our families, to our friends, people we know. Facciamo ancora con un cerchio più grande. We're going to do this with wider circles now. But even if we are just imagining just to give to other people, this is already so releasing of our needs, our own needs. We are giving finally. Anche se potete pensare quello che volete, anche semplicemente il fatto di pensare di dare qualcosa a qualcun altro, di non stare solo pensando ai propri cose, fa un sacco bene, ci libera di questa cosa qua. Allora adesso la facciamo tre om a tutti gli esseri umani, tutti, anche quelli con cui avete litigato su Facebook, ok? So now we're gonna send light to everybody, even people we've had like arguments on Facebook with, okay? So let's try it, let's do it. Facciamolo. Mettiamo le mani così e tre om per ringraziare la terra e per nutrire la terra, our planet. So giving three oms to our planet now. Solo per tutto l'universo, sentirci parte di tutto l'universo. So just one om to the universe, to feeling really part.
part of this whole huge thing. To fix this energy, this light into the body. Prendiamo un momento per fissare questa luce, questa energia nel corpo. Insieme, in un altro momento, sarebbe il caso di darsi un bel abbraccio. So if we were together and it was like another moment, this would be like the moment we hug ourselves. But let's just give ourselves a hug. Datti un abbraccio da solo. Questa pratica sarebbe da ripetere. C'è la registrazione, si può fare. This practice is a good one to do again, and it's recording, so you can. Bene, sono sempre contento di sentire come è andato questa pratica. Potete anche scrivermi privatamente se volete. So I'm always happy to know how this practice has landed with you, and so you can also write me a private message or comment. C'ho una notizia. Nuova notizia, continuo a fare queste sessioni di coaching individuali, ma voglio dire un'altra cosa adesso. Però ho deciso che lo scriverò questo libro qua sul Chair Yoga. Adesso l'ho molto più chiaro come sarebbe strutturato. I've got a great surprise. A lovely new surprise, and I'm carrying on doing these one-to-one coaching sessions, but I've decided that I'm really dedicating my time now, one or two days a week, to finishing this, to like making this book on chair yoga, and I've got my structure much clearer in my mind now about it. Però voi che guardate, che avete visto queste puntate così, vi dico che io rinizio a vedere anche delle puntate, la registrazione che ho già fatto su YouTube, per capire 12 lezioni che abbiamo fatto insieme con il clou. Poi li miglioro nel libro così, scrivo i principi con altri pensieri e tante cose insieme così. Così è tutto in un unico punto. E quindi se vi va, magari guardate il playlist così ad occhio, mi dite quelle che sentite che sono state più particolari nell'impronta, e così ho anche un feedback da voi per capire quali sono quelle che ritenete importanti da trasmettere. I'll try to say this briefly in English. So my request to you is, and this is what I've been doing as well, looking through the whole session of these chair yoga sessions. There's about 70 of them, and picking like only want to like to pick like the 12 that have been most important for a whole series of different reasons. Important, different, varied, and if you feel like having a good look through this list and sending this to me as well, then that would be really good. I'm going to rename them all with the right correct number as well. Lo rinomino piano piano anche con il numero corretto, quindi è più facile a dirlo. Quindi tutto qui, quindi buona giornata. So have an amazing day, and next Monday our live session will be on Thursday, but I will anyway publish a recording. That I always suggest to do the recordings, they're amazing. Perché devo fare una cosa per il Brexit, insomma. So
not we'll see you again not next Monday for the live one, even though I will post a video anyway, but we'll see you on next Thursday for the live one, because I have to do something to do with Brexit. Quindi poi torniamo a lunedì. Quindi buona giornata, state bene, alla prossima. Ciao!